Buongiorno a tutti e benvenuti in questo mio nuovo video. Oggi ehm, faremo un disegno con gli acquerelli che mi ha regalato mia madre quando ero un po' più piccola. Cioè, questi. Scusate per la voce, solo che ho pure il raffreddore. Quindi... E dicevo: questi sono gli acquerelli e oggi sono andata sulla Mazzarda e li avevo ritrovati. E erano prima un casino appunto li ho puliti guardate che bolle ok oggi ricreeremo il disegno della nostra star di Hollywood Jessie la mia cagliolina da cui prende il nome del mio canale Lava Jessie vabbè. Eh, Lava sono io eh, vabbè oggi faremo il disegno di la nostra cagnolina che yeah, adesso sta sotto le coperte. Ok, iniziamo. Iniziamo in col il contorno facendo con la matita, così dopo quando eh, coloriremo con gli acquerelli non faremo un casino. Andremo a ricreare appunto questa foto dove Jessie sta sul letto come una eh, principessa. Ok, iniziamo. Jessie è sempre complicata da fare perché si muove sempre e quindi le foto raramente ce la facciamo fare. Per esempio, vi faccio vedere i fallimenti. Questa, che come vedete è in movimento. Questa, questa e tante altre, altre, altre. Vabbè, oltre ai fallimenti, iniziamo a disegnare intanto che disegno vi spiego come eh, sono riuscita a convincere i miei genitori di comprare un cane allora mh, io li ho convinti in tre giorni in tre e praticamente così pure mia mamma voleva tanto un cane e quindi ogni sera quando papà tornava al, dal lavoro questi tre giorni gli chiedevamo eh, se potevamo prendere un cane. Lui, ovviamente, diceva no perché dove lo teniamo? Bisogna fare tante spese per il cane. No. E poi un giorno a pranzo, eh, io quando avevo appena finito di pranzare, papà mi chiama in cucina e anche mamma. E aveva trovato una foto su Facebook che, um, che era. Eh sì, era mini quando abbiamo trovato questa foto su Facebook. Adesso ve la faccio vedere. Ecco queste sono le tre foto. Oh, no, queste sono eh? scusate, queste sono le tre foto su Facebook. Ecco l'una una, due e tre. Ci siamo subito inteneriti di questa palla di pelo E quindi siccome papà eh, Cioè Sapeva che io e mamma Volevamo tanto un cane Siamo andati A Pesaro Rubino Sì, molto lontano e... Da casa mia Molto lontano E quindi c'eravamo un'ora e trenta o Anche due ore Non mi ricordo E... Poi praticamente eh, siamo arrivati e siamo andati nella sua gabbia con gli altri suoi fratelli, e ci aspettava una mini palletta, una mini palletta che mamma l'ha subito riconosciuta. Io tipo, ma come l'hai fatta a riconoscere? Già, cioè, praticamente ci sono tipo 20-20 razze uguali. Come l'hai fatta a riconoscere? Cioè, perché tutti i suoi fratelli erano uguali. Uguali. E niente, l'abbiamo presa e era la più piccola, perché è nata per ultima. La più piccola, la più nera, cioè è praticamente era nera sia di faccia sia di corpo, tranne la pazza che era normale. L'abbiamo presa e appena L'abbiamo tornata cioè appena siamo tornati a casa L'abbiamo subito Portata a passeggio Senza collare Cioè ovviamente Così scappava Però non era scappata Quando l'abbiamo portata a casa Un casino perché lei tipo Cioè piangeva Perché non vedeva i suoi fratelli e né sua madre né suo padre, nessuno, to solo noi, io, mamma e papà. <ride> e praticamente aveva visto uh, lo specchio per la prima volta: aveva vis visto lo specchio che era attaccato all'armadio, praticamente ci cioè, ha giocato e cioè, lei pensava che era un suo fratello perché. Allo specchio vedeva il suo riflesso e quindi pensava che era suo fratello, cioè... <ride> ci cioè faceva un po' di ridere di come giocavano. <ride> ok, e così l'abbiamo presa. E adesso vado alle ciance e iniziamo a disegnare. Allora, è venuto un po' malaccio. Mm, però... Cioè, io l'ho fatta un po' cartoon. Eh? Beh, però... Aspettate un attimo, la, la ripassiamo con la penna nera e dopo la coloriamo con gli acquerelli, ok, fatta adesso, come nel disegno reale, siccome JC rispetta quando era piccola, non è più così tanto nera dappertutto, eh, gli dobbiamo dividere eh, in eh, tipo adesso vi faccio vedere come ovviamente con la matita così leggeri leggeri perché dopo quando colorate non si devono proprio vedere anzi cancello anche un po così leggermente cancello perché non si devono proprio vedere cioè si devono vedere però uh, servono per fare le sfumature giuste Certo, io siccome non sono Pablo Picasso, eh, non l'ho fatta proprio identica. Scusate se parlo in questo modo solo perché io ho il raffreddore. <coughs> ecco. Eh, sì, Non l'ho fatta proprio identica. L'ho fatta leggermente cartoon. Però adesso la coloriamo, forse riesco a farla un po' più realistica. Per fare le prime sfog... <coughs> Per fare le prime sfumature uh, arancione, arancione. arancione. arancione e marrone. Chiare, chiare. Uh, prendiamo questo colore che adesso vi farò vedere. Mischiamo il marrone chiaro, cioè questo, e l'arancione scuro. Questi due li mischiamo insieme. Ripeto marrone chiaro e arancione li mischiamo insieme e si formerà arancione marrone ok iniziamo pennello in mano spugnetta se servirà vabbè sempre in mano e bicchiere con acqua in mano ok iniziamo allora io ho tanta paura quando inizio a disegnare con No, no, a colorare con gli acquerelli perché dopo se non mi riesce non posso più cancellare. I colori ancora li posso cancellare, ma gli acquerelli no. E quindi ho tanta paura di iniziare a disegnare. Già oh, sta venendo un po' strano. Dopo dando sotto dobbiamo cancellare e quindi possiamo fare le prove. Insomma, ancora un po' di marrone non farà mai male, giusto pizzichino. Dopo, alla fine, vi dirò che marca di eh, colori ho usato. Dopo, alla fine, vi dirò. Ok, iniziamo. Mamma mia, ok. Sì, sì, dai, ci assomiglia al colore giusto. Ok. No, mi sa che dovevo iniziare a fare gli occhi e il naso perché adesso... Mm, vabbè. vabbè. Dopo tanto coloreremo anche quelli, quindi... Però per fare più comodo, perché se per sbaglio toccherò anche quello, sarà già un casino. Questi acquerelli sono molto molto ma molto belli e pra pratici e perché sono tipo molto acquosi cioè nel senso che acquosi che come spiego mm, che non sono come gli acquarelli normali che sono molto forti nel senso che sono molto leggeri e e sono pratici <coughs> per chi non sa disegnare ok eh, facciamo la pupilla dell'occhio nera perché non... però qualche volta anche se sono molto acquosi sono un po anche ok che okay, fatta adesso il nasetto il nasino Ok, non ho fatto Danni da e questo già è già un bellissimo traguardo. Che non ho fatto danni, da non so se alla fine assomiglia tanto a un cane, <ride> sempre più a un uh, a un mezzo chihuahua. Però vabbè, aspettate, andiamo a controllare la coda di Jessie. Come è fatta? Jessie ci serve. Come è fatta la tua coda? Allora. Allora, innanzitutto è nera perché siccome nella foto non c'è la coda, come vedete, finisce qua, non c'è la coda, quindi è la coda è nera però sotto, allora questa è la coda, no? E di solito sta così. Sopra è nera, sotto è marrone, ma siccome Vabbè, facciamola anche sotto leggermente marrone, però non serve tanto. Ok. Allora, poi Vabbè, intanto facciamo queste sfumature un po' arancioni arancione marrone come avevo già detto mm -hmm. Mm -hmm. ok ok uh... adesso che dobbiamo fare allora, prendiamo adesso, adesso vi dico, uh, quest, no, questo colore, questo qua, questo qua, un po' marrone, marrone chiaro, marrone scuro, barra, e iniziamo a fare le parti, quelle un po' più chiare. Acqua ci serve. No, mi sa che è troppo... No, prendiamo quello un po' più scuro, perché sennò mi sa che viene troppo chiaro. No, ma è troppo rossiccio. Dio, mamma mia, mamma mia, mamma mia che sto creando. Che casino sto facendo. Mi spiegate. No, questo è troppo rossiccio. Allora mischiamo il marrone con il nero, così non viene troppo rossiccio. Ecco, marrone scuro già sta venendo, però sempre un po' di marrone bisogna aggiungere ok penso che va bene sì ok danni per adesso non sto creando però ok adesso facciamo questa parte che ho dimenticato Alcune parti sono bianche, quindi non facciamo tutto marrone, perché tante parti di Gessi sono bianche. Facciamo le orecchie, che sono marroni, dopo salire un po' più su sono nere. No, sono andata fuori i bordi! Ai. Mm. E facciamo la parte sotto della coda... Pure nera. Eh, marrone, scusate. Marrone scuro. Sì. O marrone chiaro. Mischiamo il marrone scuro, quello che c'era venuto prima. Questo era molto chiaro. E mischiamo al marrone scuro, così. Ecco, così è perfetto. E facciamo la parte sotto della coda. Però non tutta, perché... Guarda, mamma mia. Ok. Non tutta, perché sopra, cioè questa coda, eh, faccio l'esempio di prima, sopra è bianca. Ok, togliamo il colore. E prendiamo il nero finalmente. E facciamo le altre parti eh, mancanti. Ok, facciamo. Mm. Mm, sta venendo. Allora, sto nero a me non mi piace tanto. <sussurra> ecco. Già ha fatto un danno. No, perché? No, 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 no. Che sto facendo? Sto facendo. Che sto facendo? Aiuto, ragazzi. Orribile. Dopo vi farò vedere il risultato. Ok. Eh, questo è il mio disegno, e questa è la foto perché non si vede bene. Aspettate eh. magari più vicino. Ecco. Ah, perché non vedo? allora dicevo: questa è la foto. E questo è il disegno. Così. Com è venuto io penso che è venuta abbastanza bene alla fine anche se avevo sbagliato con il nero qua sotto come vedete la zampa è venuta abbastanza bene lo dico pure io ok uh, adesso vi lascio fare lo screenshot della palette che avevo utilizzato Cioè palette ok questa è la palette perché la chiamo Palette? Ok, questo... È... Eh, io la chiamo Palette, <ride> non so come si chiami, però io penso che si chiami Palette. Vi lascio fare lo screenshot, lascio 10 secondi. Ok, e adesso vi faccio... Faccio, uh, vi faccio fare lo screenshot per chi la volesse comprare così ok e anche dentro scusate per il casino un attimo che la pulisco ok adesso vi lascio fare lo, screen, lo screenshot anche così ok spero che avete fatto lo screenshot sia del fuori sia del dentro, e io vi saluto tanto, ciao.